Ciao a tutti. Allora, come vedete, ho questa specie di sorriso. Perché ce l'ho? Perché il risultato che è venuto fuori da questa partita qua, sinceramente, per quanto riguarda il funzionamento di questo turno nel playoff, mi soddisfa. Chiaramente, come penso chiunque, avrei preferito la vittoria. Così non è stato, però sicuramente il pareggio mi va più che bene rispetto a una sconfitta, calcolando che, come mi aspettavo, il Francavilla ha spinto parecchio e per nostra fortuna non è riuscita a trovare il gol dell'eventuale, dato che non è successo, vantaggio. Allora, brevemente spiego il perché io sono soddisfatto del pareggio, cioè soddisfatto, mi può andare bene il pareggio. Allora, per chi non lo sapesse, o comunque per chi lo sapesse, diciamo, rinfreschiamoci un po' l'idea, no? Diciamo, rinfreschiamoci un po' il meccanismo di questo turno nei playoff. In caso di risultato totale di parità, il Livorno passerebbe. Perché passerebbe? Perché appunto in caso di parità passa quella che nel proprio girone, quindi nel proprio campionato, si è classificata più in alto. Quindi noi siamo arrivati terzi, loro non ricordo, forse quinti, non lo so, comunque se noi siamo classificati più bassi rispetto a noi, ripeto, anche se facevano un altro girone, quindi in sequenza un altro campionato, però per quanto riguarda questo turno di playoff, questa cosa qua conta e quindi diciamo che momentaneamente siamo in vantaggio. Meglio così, vantaggio in primis per il risultato che viene avuto fuori e poi perché chiaramente il ritorno lo giochiamo in casa. Comunque, parliamo un po' della partita. Allora, Livorno ha fatto la partita che mi aspettavo. Sinceramente non so se era una partita che, diciamo, a livello di strategia l'avessero gestita, cioè l'hanno voluta proprio di propria spontanea volontà, diciamo, tra virgolette, giocare così, o sia stata una cosa molto casuale, ovvero che diciamo hanno giocato così perché la partita si è svolta in quel modo e quindi di conseguenza Livorno ha un po' subito. Non lo so, io spero la prima. E secondo me anche se così fosse stata, è stata la cosa più azzeccata. Perché appunto, come mi aspettavo, anzi, come mi aspettavo, come infatti è successo, una partita diciamo prevalentemente offensiva da parte di Francavilla. Per nostra fortuna, non sono come ho già detto prima, se non erro, mi ricordo le cose che ho detto. Vabbè. Non è riuscita a trovare il gol. Va detto che comunque, sia per nostra fortuna, o forse per loro, tra virgolette, in questa partita qua, non bravura, diciamo che loro hanno creato tanto, ma poi in fase di conclusione, diciamo, hanno fatto poco. Cioè sì, hanno fatto qualche tiro, ma a parte un'occasione, secondo me, la più plateale, forse l'unica vera propria plateale, il primo tempo, che, vabbè, hanno preso, ci sono mangiati un gol, perché poi non ho capito, la guardavo sul computer, sinceramente non ho capito se è, con quella telecamera lì, con la prospettiva, non ho capito se è l'attaccante di loro che l'ha presa male o è Mazzone ha fatto il miracolo. Comunque, partirello, Francavilla sì, è stato pericoloso, però non più di tanto, ecco. No, a livello occasioni sì, ma a livello poi di conclusione poco. Comunque, adesso mi perdo su questa Sevilla, anzi parlo troppo del Francavilla. Diciamo che appunto la partita si è svolta come mi aspettavo, con il pallone di gioco prevalentemente, anzi quasi, quasi tutta la partita gestita dal Francavilla, e per nostra fortuna non abbiamo preso il gol, ecco. Livorno, per quanto riguarda invece la fase offensiva, si è visto veramente poco, e quel poco che ha fatto è stato veramente, diciamo, quasi se non zero a livello di conclusione. Cioè, ha fatto qualche tiro, ma veramente poca poca roba. Però, tutto sommato, sperando che abbiate capito un po' come siano andate le cose, diciamo che a me mi va bene così. Diciamo che, per fare un paragone, per chi non avesse visto questa partita qua, e chi magari avesse visto invece tutte le partite campionato, questa qui che sto per dire, la partita di oggi è stata molto simile alla partita contro la Jana Erminio all'andata che giocammo laggiù, ovvero che per Miraolo abbiamo pareggiato e loro però, diciamo, hanno tanto da recriminare, hanno, diciamo, pareggiato parecchio. Ecco, è stata una partita simile, però non con la stessa voglia da parte, in questo caso, di Francavilla di trovare il vantaggio, ecco, come invece fece a tempi, vabbè, fece qualche mese fa la Giana, Giana della parte migliore, ci andò veramente, cioè picchiava tanto, e ci andò veramente di scusa, posso passare il termine, di ulo, ecco. Invece oggi una partita simile, però non con la stessa voglia da parte di Francavilla di trovare quell'eventuale vantaggio, che per nostra fortuna non c'è stato. Quindi, ricapitolando, come si è svolta principalmente la partita di Livorno? Diciamo che
La partita in sé per sé, per quella di Bologna, è stata giocata principalmente, non dico nelle zone, ovvero quella nel primo tempo e nel secondo tempo, nelle zone difensive di Livorno, però diciamo prevalentemente per quanto riguarda Livorno è stata giocata difesa e centrocampo, difesa e centrocampo. Raramente, anzi poche volte siamo andati su, diciamo, andavamo su per eventuali contropiedi o per magari errori di loro che riuscivamo magari a intercettare vari passaggi e roba simile. Però, ripeto, per quanto non sia stata una bella prestazione da parte di Livorno, il Livorno, ripeto, non so se volutamente o per appunto per via di come stavano andando le cose, per eventuale, no? Modalità offensiva di loro. Diciamo, io mi aspettavo e credo che Livorno comunque volesse, tra virgolette, fare o abbia voluto poi fare questa partita qua. E tutto sommato, ripeto, per come funziona questo turno nei playoff e per altre cose, io condivido poi comunque lo stile adottato oggi da Livorno, ripeto. E secondo me, se avessimo avuto un po' più di gioco, di, tra virgolette, chiamiamola lucidità, piuttosto che tutte le volte preoccuparci di non prendere gol, diciamo che sì, avremmo rischiato sicuramente di rischiato di più di prendere gol, ma allo stesso tempo forse qualche opportunità, almeno uno, di far gol forse c'era. Però mi va bene così, calcolando, come ho detto all'inizio video, che poi sì, il discorso vabbè, eventuale parità del punteggio, insomma, totale, passiamo noi, ma calcolando soprattutto che la prossima partita giochiamo in casa, a me mi sta bene così, quantomeno il risultato. La prestazione a qualcuno può chiaramente piacere, o piacere a metà, o addirittura non essere piaciuta. Ecco, ripeto, è una prestazione che se fosse stata il campionato sarebbe stata principalmente brutta, perché ti sei fatto schiacciare in maniera abbastanza clamorosa, però non essendo il campionato e calcolando che sei playoff e c'è un'andata e un ritorno, a me va bene così. Meno male, perché comunque va detto che anche se loro non hanno pigiato poi, cioè, che hanno, nonostante loro abbiano pigiato tanto e parecchie volte, meno male poi loro, come ho detto anche questa cosa prima, in fase poi diciamo realizzativa sono stati parecchio scarsi. E di per sé comunque Livorno va detto che è stato abbastanza bravo in difesa, perché ce l'ha fatta arrivare, ma non così tanto, cioè ha fatto spessissimo Livorno, ha fatto arrivare nella loro tre, nella sì, vabbè, nella tre quarti l'hanno fatto arrivare loro nella tre quarti, ovvero quasi ai limiti dell'area giocatori del Francavilla, ma poi dentro l'area loro sono andati poche volte, sì, poche volte, principalmente poche volte. Quindi Livorno è stato anche bravo secondo me in fase difensiva. Poi a volte ci ha avuto culo, ripeto, come quell'occasione che Francavilla ha avuto con quel ragazzo di colore, che tra l'altro è stato anche espulso, e poi ricordiamoci di perché voglio fare anche un discorso su di lui. Zola, sì, Zolan, Zolan, insomma, io non, sinceramente non conoscendolo più di tanto, non so neanche a modino come si pronuncia il suo nome. Comunque, Francavilla ha avuto principalmente, anzi direi in maniera proprio plateale, quasi esclusivamente quell'occasione lì per andare in gol. Che ripeto, come ho detto prima, non so se ha fatto un miralo a Mazzoni o è stato, passatemi anche questa termine lì, magari qua qualche tifoso di Francavilla vedrà questo video qua, è stato un po' un cane in quell'occasione, se l'ha parecchio mangiato, ecco, il gol. E appunto, parlando di questo ragazzo qua, di questo giocatore, meno male, per nostra fortuna è stato espulso, perché fra l'altro, sempre per chi magari non avesse visto la partita, deve sapere che il Francavilla è rimasto in 10, diciamo, negli ultimi minuti di gara. Meno male, perché comunque non è un giocatoraccio, anzi, secondo me per la categoria è un buon attaccante, e oggi l'ha fatto vedere, che Livorno, diciamo, l'ha gestito abbastanza, non dico abbastanza bene, abbastanza, ma è sufficiente, però a volte, come per la terza volta, se non sbaglio dico, come in quell'occasione che vi ho raccontato prima, ovvero del gol clamoroso sbagliato dal Francavilla, ogni tanto appunto, diciamo, se l'è fatto scappare, ecco. E insomma, detto questo, per quanto riguarda la partita non c'è da dire altro. Se magari uno si chiedesse, magari ha giocato meglio nel primo o nel suo tempo, no, la partita è stata più o meno uguale, i ritmi sono stati abbastanza costanti, abbastanza veloci, almeno così mi è sembrato dalla telecamera, perché non so se voi avete visto la partita anche voi. Comunque, non dico il sito per un eventuale, boh, magari lo posso dire questa sera, vabbè, se avete visto la partita di streaming,
So che anche voi questa nostra parte, vi siete resi conto che la telecamera, diciamo, non era messa così bene da poter far vedere al telespettatore, anzi al PC spettatore, una bella partita, una partita a maniera godersela, ecco. Dato per dire, diciamo che dava parecchio noia, anzi, quando soprattutto si muovevano, a me personalmente mi dava un po' noia alla vista. E quindi, tornando a questo Savé, secondo me la partita è stata giocata agli stessi ritmi per tutta la partita. Abbastanza ritmi, abbastanza, non pienamente, però abbastanza veloci. Comunque, detto questo, non c'ho da dire altro. Spero, vivamente, perché mi sono reso conto, sinceramente, che magari a livello di parlare mi sono non tanto impappinato, però posso aver spiegato, forse, spero di no, a volte in malo modo le cose. Però spero che abbiate capito il succo. Vero che Livorno ha fatto una partita principalmente, se non quasi esclusivamente, difensiva. Mi è andata bene, ripeto. E niente, detto questo, ora dobbiamo sperare nel ritorno, che sarà, che giocheremo mercoledì, questo qua che viene subito, alle 8.30, alle 20.30, quindi diciamo si torna al notturno. E niente, dobbiamo comunque, nonostante tutto, nonostante abbia il discorso quando già in casa è avvantaggiato, e anche il solito discorso del meccanismo per quanto riguarda questo turno dei playoff, dobbiamo comunque giocarcela in maniera, diciamo, anzi con tanta concentrazione. Bisogna essere preparati, perché anche se magari oggi loro avevano, diciamo, il vantaggio, tra virgolette, del giocare in casa, non sono assolutamente una squadraccia, anzi, è una squadra abbastanza pericolosa. Come ho già detto prima, non dico a quei livelli, perché per noi, almeno per quanto riguarda diciamo, i giorni di ritorno, questa squadra qui, ovvero la Giana, che ho detto anche prima, per noi è stata comunque una bestia nera quasi. Diciamo che loro, secondo me, non sono così aggressivi, almeno per quanto riguarda questa partita qua. Io ho visto solamente questa partita qua, però possa andar noia come la Giana, ecco, tanto per. Di per sé comunque, se non sbaglio, i classivi sono arrivati più o meno, se non uguale, nella stessa posizione. Quindi diciamo che è una Giana di un altro girone, più o meno. Insomma, basta. Ci rivediamo poi nel prossimo video, che appunto sarà il ritorno di questa partita qua, ovvero Livorno Virtus Francavilla. Speriamo di rivederci ancora, come ho iniziato il video, con un sorrisetto, ecco. Sorrisone eventualmente, se mai dovesse arrivare alla gioia finale, se mai dovesse arrivare. Per ora accontentiamoci mentalmente del sorrisetto, e speriamo veramente di vederci sì e non tutti tristi. Anzi, in questo caso io tutto triste, perché se sono triste vuol dire che siamo andati fuori. E speriamo di no. Via, detto questo, vi aspetto. Ciao.